Ciao, oggi parliamo di rossetti rossi perché Natale si avvicina e secondo me sono il cosmetico, diciamo che più rappresenta le festività invernali. Ho quindi selezionato 5 rossetti rossi tra i miei preferiti, sono tutti un po' diversi l'uno dall'altro, ma secondo me sono tutti estremamente adatti a questo periodo. E iniziamo, vediamoli subito, partiamo dal primo. Il primo è Red 2000 di Avon, che è il rosso un po' più tradizionale tra quelli che vi mostrerò. È un rosso freddo, è un rosso pieno, intensissimo, decisamente il più pigmentato tra i rossetti che ho selezionato. Non è un rossetto che passa inosservato, nel momento in cui lo indossate, il rossetto diventa protagonista del vostro trucco. È un rossetto che mi ha sorpresa per la sua qualità, perché non ha niente, niente di meno di altri rossetti di marchi molto più blasonati, eppure costa decisamente meno, si potrebbe dire quasi che è un prodotto low cost. Tra l'altro è il rossetto che ho utilizzato per il tutorial di Capodanno dell'anno scorso, vi lascio il link da qualche parte, sicuramente nell'info box, non so se anche qui intorno, così se volete vederlo effettivamente all'opera, insomma, potete andare a sbirciare. Il secondo rossetto è di Pupa ed è il numero 306. È un rossetto più secco rispetto a quello di Avon. È un ottimo rossetto, ha una durata straordinaria. Il colore è un rosso con una puntina, ma proprio solo una puntina di fucsia. Non è quindi un rosso puro come Red 2000, ma è un colore fantastico che secondo me può essere utilizzato anche in contesti diversi che non siano party super glamour o feste molto, molto tradizionali come il Natale, il Capodanno. È un rossetto che consiglio anche a chi magari non ha tanta dimestichezza con i colori intensi sulle labbra perché è estremamente facile da applicare. Non sbava, non è così cremoso da muoversi o da spostarsi, quindi può essere applicato direttamente dallo stick in un attimo, quindi super consigliato sia alle più esperte a chi si sta avvicinando in questo momento al trucco. Altro rossetto è Dimitri dei Rouge Coco di Chanel. È un rossetto completamente diverso rispetto ai due precedenti ed è diverso sia nel colore perché è più caldo che nel finish perché è leggermente più sheer. È un rossetto meraviglioso e super confortevole, ha una texture leggerissima, mentre il rossetto Pupa e il rossetto di Avon creano spessore nel momento in cui vengono applicati sulle labbra. Questo assolutamente non capita con Dimitri di Chanel. È un rossetto che se dovesse essere definito con una sola parola, non so, credo sceglierei raffinato, perché è veramente un rossetto da utilizzare anche tutti i giorni in realtà. Questo non è un rosso troppo impegnativo. Nel momento in cui si sceglie di metterlo con mano leggera, può essere veramente utilizzato anche per andare alla spesa senza attirare troppo l'attenzione, cosa che sarebbe, insomma, un pochino più difficile con un altro tipo di colore e di intensità. E secondo me è anche uno splendido regalo da fare a Natale, perché è uno di quei rossi belli, ma non troppo impegnativi. Quindi una signora, così come una ragazzina, possono portarlo senza difficoltà. Rouge Ecstasy numero 400 di Giorgio Armani è una mini taglia che io ho amato alla follia. È un colore veramente bello, anche in questo caso diverso dai precedenti. Ha una puntina ina di marrone dentro che lo scalda un po' e che lo rende, secondo me, è adatto, molto adatto, non solo alle feste natalizie, ma anche a tutto il periodo invernale. E anche autunnale, perché no? È un colore aggressivo? In un certo senso sì, però è anche un colore
piuttosto serio. Me lo vedo, oltre che utilizzato durante le feste di Natale e Capodanno, anche sulle labbra di una donna in carriera, di una donna decisa, di una donna che sa quello che vuole e che si reca in ufficio per, non so, sbranare la concorrenza. Ecco, questa è l'immagine che io ho nella testa quando penso a Rouge Ecstasy di Giorgio Armani. In ultimo, il Pro Sculpting Lip di Make Up Forever. È il rossetto un po' più particolare. Ha due teste, come potete vedere. Da un lato c'è il rossetto vero e proprio, cioè la fase 1, che è un colore più cupo degli altri che vi ho mostrato. È un colore matte, non è luminoso, non è come i precedenti, ma è comunque molto molto bello. Anche in questo caso, adatto secondo me anche per andare a fare la spesa o non so, per andare a farsi una passeggiata in giro, non è così impegnativo come potrebbe sembrare o come si potrebbe pensare quando si immagina un rossetto rosso. E dall'altra parte abbiamo invece qui all'interno non è un ombrettino, è una polvere rosa illuminante. Perché? Perché questo prodotto nasce per fare il contouring delle labbra, mi verrebbe quasi da chiamarlo, per creare tridimensionalità, per utilizzare le labbra come una tela da dipingere. Ma se noi utilizziamo semplicemente un rossetto, il rossetto resta piatto, quindi le labbra restano piatte, non c'è tridimensionalità, non c'è volume. E qualora che andando ad utilizzare in parallelo un altro prodotto, che è questa polvere contenuta nell'estremità numero 2 del prodotto, noi andiamo invece a creare questo volume, a dare enfasi alle nostre labbra, un po' come facciamo con gli zigomi quando mettiamo l'illuminante. Non c'è niente di diverso. Se noi utilizziamo esclusivamente il fondotinta, che cosa facciamo? Creiamo una tela bianca. Ma se non andiamo anche a mettere un po' di blush o un po' di illuminante o un po' di terra, l'effetto è estremamente piatto. Quindi qualche cosa bisognerebbe sempre aggiungerla. La stessa cosa vale per le labbra, non c'è assolutamente niente di diverso. La durata di questo rossetto è buona, è veramente buona, e io lo sto utilizzando ultimamente quando vado in giro, perché ero molto curiosa di testarlo. D'estate non mi sembrava tanto il caso, ho optato per colori un po' più allegri, un po' più vivaci nei mesi estivi. Ma da quando è iniziato l'autunno, e qui è iniziato presto anche l'inverno, l'ho riscoperto, ritirato fuori dal cassetto e l'ho utilizzato tanto con grandissima soddisfazione. Indosserete anche voi rossetti rossi durante le feste? Opterete per qualcos'altro? Qual è il vostro rosso preferito? Se vi va, lasciatemi un commento per farmelo sapere, ditemi se avete provato alcuni di questi rossetti che vi ho mostrato. Il video sui rossetti rossi è finito, io vi do un grosso, grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!